Ciao a tutti, una cosa bellissima di software ho trovato. Ho collegato GarageBand al Wii. Bene come si fa? Aspetta, non si vede che sono un batterista. Però adesso ci sono gli strumenti, voglio mettere il violino. Ah, però non fa così. Se no era bello, se cambiava tonalità facendo così. Allora lo attaccavo sulla stecca del violino e poi potevo suonare il violino. Molto più semplicemente. Ah, ecco come si fa. Aspetta, se schiaccio il tasto sotto e schiaccio il tasto sopra, assegno lo strumento a qua. Scommetto che sicuramente lo vorresti anche voi, questo software è bellissimo, aspetta, voglio assegnare di qua e di qua. Allora, di qua di solito su questa mano c'è il piatto, no? Allora, qual è che è il piatto? Il open cheat. Ok. Allora, schiaccio sotto, schiaccio qui. Cambiamo strumento, vediamo come viene con un saxofono. Ah, mi sa che fa però solo la batteria. Anzi, mi sa che ma GarageBand serve sto, perché c'è un software, si chiama Wii Instrument, no? Grazie.
Bellissimo sto gioco! Adesso faccio degli esperimenti, poi vi farò sapere. Ciao a tutti, sempre qui dal Wii. Adesso io domani vado in città e mi metto anch'io a chiedere, fare gli suonetti, i sonetti. Col sassofono, Peve c'era un sassofono, c'è Wii. Che problema c'è? Poi c'è tutta un'interfaccia Wii Instrument. Dopo vi faccio vedere il sito dove c'è tutto il tutorial, no? È abbastanza bello perché dopo c'è il grafico lì che vi fa vedere come muovete il Wii. Nacciac. Adesso, però è bello, aspetta, non ho ben capito. Problema che c'ho solo 1, 2, 3, 4, 5, 6 tasti. C'ho solo i tasti. Di qua cos'è? Questo qua, allora, smack Wii Mote Net Chunk press button su Leamo. Questo non funge. Aspetta. Vabbè, adesso faccio degli altri esperimenti, poi vedo.